Presidente Sebastiani, è arrivata la seconda vittoria della stagione su due partite, al di là del computo numerico che ha un valore relativo dopo appena due giornate di campionato, contano però le prestazioni della squadra e con l'Avellino, e soprattutto oggi abbiamo visto due grandi partite. L'unico neo, non aver capitalizzato le tante occasioni costruite e create. Sì, bisogna essere un po' più cattivi e meno egoisti sotto porta. Capisco che l'attaccante ha l'egoismo tipico dell'attaccante, vuole fare gol, ma deve essere da squadra, deve giocare da squadra, altrimenti si fa fatica, perché poi il Latina è una buona squadra e quindi abbiamo anche rischiato di lasciare un punto qui a Latina. Ne parlavamo prima in conferenza stampa con il tecnico Colombo. Pescara ha rischiato di pareggiare una partita che avrebbe potuto stravincere. Questo è il calcio, quando non si chiudono le partite si soffre. Devi fare gol, se tu ti mangi 7-8 gol, poi è chiaro e evidente che magari uno riapre la partita su un calcio di rigore, che ci può stare in una partita, e poi rischi fino alla fine di prendere il gol del pareggio. Però credo che dal punto di vista della partita nessuno possa dire nulla, perché voglio dire, Pescara credo che abbia legittimato in tutti i modi il successo. Ha avuto paura nel finale, Presidente, di quella che sarebbe stata un'autentica beffa? No, paura no, perché obiettivamente la partita non è stata mai in discussione, però è chiaro che poi ci può stare una mischia, una palla sporca e prendi il pareggio e poi arrivederci. Eravamo in superiorità numerica, quindi devi chiudere le partite, non puoi permetterti il lusso di essere troppo lezioso. Presidente, non c'è neanche il tempo di festeggiare questa seconda vittoria, che tra 72 ore si torna in campo, arriva allo stadio Adriatico il Crotone, Catanzaro e Pescara sono in testa non per caso, probabilmente dopo 180 minuti di campionato. Beh, sono tra le squadre che erano all'inizio state dichiarate da tutti come squadre che potevano lottare per la vittoria del campionato. Sicuramente, a mio avviso, noi siamo molto più giovani, molto più nuova come squadra, quindi sicuramente le altre due hanno qualcosina in più, però noi dobbiamo metterci quello che ci mettiamo in campo, come si vede adesso, perché vediamo veramente un altro Pescara voglioso, che rincorre tutti, che è su tutti i palloni. Quello è quello che serve in questa categoria. Presidente, nel ringraziarla per averci raggiunto in postazione, le faccio un'ultima domanda. Abbiamo detto della squadra, abbiamo detto delle due ottime prestazioni, io parlerei anche dell'ambiente, del clima che si sta pian piano ricreando attorno alla squadra. Ma sì, ci vuole quello, io è inutile che continuo a dirlo, ma ci vuole assolutamente l'entusiasmo, perché se non c'è l'entusiasmo i ragazzi in campo non possono stare al teatro. Ci vuole il pubblico, Pescara ce l'ha il pubblico, e quindi mi auguro che sia sempre più numeroso e che sostenga questi ragazzi fino alla fine.